Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 9 giugno. Quali sono i temi fondamentali dei giornali? Innanzitutto due. La Gran Bretagna, il voto che non ha dato la maggioranza che sperava Theresa May e il voto che non ci sarà mai, secondo quello che scrive Libero, non si voterà più, che in Italia ha visto ieri una cosa in Parlamento, su questo devo dire che ha ragione oggi Serra, una cosa in Parlamento che è allucinante, allucinante. Devo dire che il senso che si ha, mentre voi siete nei vostri uffici, io oggi sono a Milano, comunque tutti quanti noi stiamo qui che cerchiamo di sbarcare il lunario, chi meglio, chi peggio, beh, il senso che dà questo Parlamento è di cazzoni, pagati da noi, ma secondo me il problema non è che siano pagati troppo, non è neanche che abbiano i privilegi di cui tutto il populismo, la casta vuol fare. Il problema non è questo, il problema è che non sanno fare nulla. Non sono riusciti a fare una legge elettorale, non sono riusciti, sono riusciti a fare una cosa ieri sera che è stata la fiera non solo delle vanità, ma dell'imbecillità. Se un vostro collaboratore, se un vostro amico, se un vostro dipendente, se un vostro interlocutore si comportasse come i parlamentari si sono comportati ieri, li prenderesti a calci nel culo. Allora, prima questione, la legge elettorale ci hanno spiegato che, e io non so se buona o cattiva che sia, a me non me ne frega niente di questa legge elettorale, perché le leggi elettorali vengono fatte dagli ultimi 20 anni soltanto a misura di quelli che vogliono vincere, tant'è che poi quando arrivano in Parlamento le cambiano perché dopo aver vinto stanno per perdere e vogliono cambiare le leggi elettorali a loro misura. Comunque, comunque sia, la legge elettorale salta, grazie a tutto un pasticcio parlamentare di cui io penso che voi non abbiate nessun interesse a saperlo, né io ne ho di, nello spiegarlo. Ma ci sono alcuni dettagli su questa legge elettorale che salta, buona o sbagliata che sia. Il primo dettaglio che Grillo dice ieri, ve lo dico, dice, il provvedimento è stato affossato, è meraviglioso. No, allora io dico... Ma con chi cavolo pensa di parlare Grillo? Ma pensa che ci prende veramente per il culo a tutti quanti? Io so che all'interno del Movimento 5 Stelle oggi ne porta molto il Corriere, Repubblica, c'erano anime divise, Fico era contro questa legge e come si chiama? Invece era a favore il vicepresidente della Camera Di Maio, quindi ci sono dei contrasti all'interno del Movimento 5 Stelle, ma non si può lì da Genova il miliardario evasore fiscale Grillo dire... Il provvedimento affossato è meraviglioso. L'Italia non sta in maniera meravigliosa. L'Italia vorrebbe votare. L'Italia, probabilmente, come ben sa Grillo e come ci hanno spiegato i suoi parlamentari, ha bisogno di un sistema elettorale. Non è meraviglioso quello che è venuto ieri. Non è neanche da farci ironia. È una cosa disgustosa. Sono pagati per fare le leggi e non riescono a fare neanche le leggi che ci mettono, che descrivono le regole del gioco. Ma vado avanti. Un'altra cosa incredibile che è venuta ieri è che noi, come sapete, abbiamo la presidenza della Camera della signora Boldrini. Bekis aveva scritto sul Libero poco tempo fa che era l'unica che non voleva che si andasse alle elezioni anticipate perché sarebbe scomparsa nel nulla. Bene, la signora Presidenza ha un ufficio di presidenza, ha i vicepresidenti, ha i commessi, ha i segretari, avrà 15 persone di staff. Bene, l'unica cosa cazzo che deve fare il presidente della Camera è capire se il voto è segreto o non è segreto. Beh, ieri è finito sul tabellone il voto per 20 secondi, nonostante fosse voto segreto su questa legge elettorale, su un emendamento di legge elettorale, era venuto sul cartellone il voto dei singoli parlamentari, facendo vedere che il Movimento 5 Stelle e non solo il Movimento 5 Stelle votava diversamente, insomma, si era creato un casino. Allora, Boldrini, sei pagata! Non è che devi fare molto, sei pagata per decidere se il voto, se, per far sì che se un voto è segreto nessuno lo sappia. Ieri tutti sapevano del voto perché si è sbagliata. Allora, tu che cosa gli fai alla signora Boldrini che si occupa dello staff? Cioè, non è un dettaglio nella democrazia questo errore, è fondamentale, come è fondamentale che non ci hanno ancora dato una legge elettorale, come è fondamentale che non abbiamo lo strumento per andare a votare, come è fondamentale in una democrazia, ecco, pagliacci, ha ragione Bibiana, pagliacci, Movimento 5 Stelle, destra, sinistra, pagliacci. Renzi ieri, secondo mi sembra Repubblica di oggi, dice, vabbè, siccome con questa legge elettorale, non lo dice lui, ma io avevo capito che con questa legge elettorale in cui sarebbero passati in quattro, l'accordo inevitabile era Berlusconi. Renzi, va bene? L'inciucione.
Bene, e su Repubblica di oggi scopro che invece Renzi sta aprendo le porte a Pisapia, il che vuol dire che farà una legge elettorale che gli andrà bene per fare una coalizione con la sinistra. È così, è così. E la verità legge questa cosa, il bullo la prende in quel posto un'altra volta. Ma insomma, vediamo se sarà così. Io non ci credo. E Serra se la prende con il Movimento 5 Stelle, in questo caso ce l'ha ragione. E gli amici del Movimento 5 Stelle che seguono questa zuppa, ce ne sono tanti, non se la prendessero. Noi ce l'abbiamo con tutti, le minchiate le fanno a destra, a sinistra, a centro, ma anche loro le fanno. Quando io mi sento dire quello che ha detto Grillo, penso come Serra oggi che questi signori sono sleali come i Dorotei. Questo dice oggi Serra. Sallusti oggi fa una lettura diversa e dice cioè che il vero inciucio non era quello tra Renzi e Berlusconi, ma era tra Napolitano, Alfano, Bersani e Grillo, quelli che hanno fatto saltare l'accordo. Qualcuno dice: perché me la prendi, te la prendi anche tu con la destra? Io non me la prendo con la destra, io me la prendo col fatto che non c'è una legge elettorale ancora per cui si può andare a votare in questo paese che ha abdicato ai magistrati tutto. Oggi, notizia di oggi, che dopo 9 anni, la Cassazione ha assolto il generale Mori. Breve del Corriere della Sera, pagina 29. Grazie a Dio il giornale ci fa il taglio di prima pagina. Assolto Mori. Gli avevano al generale dei Carabinieri per 9 anni, a Ubino e ai suoi assistenti, gli avevano detto, gli avevano messo il marchio che aveva fatto sì che Provenzano scampasse. In realtà, 3 gradi di giudizio dopo 9 anni hanno detto che Mori è assolto, che Mori non c'entra nulla. Vi sembra normale? Questi qua, noi siamo veramente una repubblica giudiziaria in cui la politica non è neanche in grado di fare le sue leggi. E dove pensiamo di andare? Pensiamo di andare in un governo che verrà gestito dai magistrati. E ben ci sta. Su Londra le notizie in realtà le hanno prese i giornali già ieri sera sugli exit poll, sono confermate da oggi. Theresa May ha fatto elezioni anticipate. Ah, scusatemi, soltanto in Italia le elezioni anticipate non si possono, sono una cosa incredibile. Invece la May in 50 giorni ha deciso di farle. Vabbè, un altro sistema. Gli è andata male però, perché chi chiama le elezioni anticipate spesso gli porta sfiga, non ha la maggioranza. Prima aveva la maggioranza alla Camera con 330 voti, secondo le ultime proiezioni dovrebbe averne 318-320. Primo partito è quello conservatore, ma non basta il primo partito di Theresa May per considerare questo un successo. Secondo il Daily Mail è on a knife edge, sul filo del rasoio, che è il tema, direi, che tutti quanti i giornali oggi ricordano. Beh, stupenda nella sua drammaticità e nella sua schifezza quella che è venuta in Australia. Io penso che soltanto Libero l'ha data con grande evidenza. In Australia, ieri, in una partita che celebrava una partita dei mondiali di calcio, in Australia, mondiali di calcio, l'Australia giocava contro l'Arabia Saudita. Mentre il minuto di silenzio, che era stato deciso dalla federazione, da tutti quanti, veniva rispettato perché nell'attentato di Londra sono state uccise 2 persone australiane, attentato di Londra di questi assassini bastardi islamici, chiaro? Assassini, terroristi, bastardi. Bene, sapete che cosa ha fatto l'Arabia Saudita con cui Trump è andato a vendere 110 miliardi di armi, in cui i nostri amici anche della comunità israeliana tanto amano questi dell'Arabia Saudita perché li preferiscono rispetto agli sciiti iraniani? Sapete che cosa è successo? Che la squadra dell'Arabia Saudita non ha rispettato il minuto di silenzio, cioè giocherellavano, facevano le flessioni, mentre gli australiani gli hanno ammassato 2 persone, la squadra platealmente dell'Arabia Saudita fischiettava e se ne fotteva. Se ne fotteva. Beh, io sapete che avrei fatto? Io, se fossi stato un giocatore dell'Australia, avrei preso e me ne sarei andato. Non si gioca con questi delinquenti, perché non è possibile che non si rispettano le morti, non si rispettano le morti di 2 persone australiane a Londra, uccise dal fanatismo religioso, e l'Arabia Saudita non rispetta nella sua squadra di calcio nazionale questo. È un gesto orrendo. Ovviamente soltanto un giornale oggi lo ricorda. Andiamo sulle cose, diciamo, che, beh, insomma, altre notizie dei giornali. Orfeo, quello del PD1, qui c'hanno ragione quelli del Movimento 5 Stelle, secondo il fatto il Minzolini di Renzi potrebbe diventare direttore generale della RAI. Complimenti, bella scelta. È ironica la questione. Sibilia, un altro di quelli che era contro la legge elettorale del Movimento 5 Stelle, dice: quanti Rolex alla Lorenzin per il decreto antivaccino?
vaccini. Beh, insomma, ecco, forse Sibilia in questo poteva stare zitto, come commentano oggi i giornali, e a buon ragione. Mondragone, questa è la cosa più bella. Foto di Mondragone, oggi mi sembra che il Corriere della Sera ce la ricorda. Città contro la violenza delle donne. Un cazzotto a quel burocrate, lo dico simpaticamente, che si è pensato di scrivere sotto al cartello, sapete dove c'era scritto comune denuclearizzato? Bene, città contro la violenza delle donne. Ma si può pensare che queste siano le cose importanti? Burocrati, politici, ma che cosa vuol dire? Perché c'è una città che è a favore della violenza con le donne? Io voglio arrivare in una città in cui c'è scritto città a favore della violenza con le donne, città a favore del femminicidio, città che vuole incidenti nucleari, città contro le minoranze. Ma io dico, ma che cosa? Vabbè, oggi sto. Così, i commercialisti, proprio per questo motivo, me lo leggo oggi sul Corriere, sul Sole 24 Ore, vorrebbero fare una protesta contro gli adempimenti fiscali. Se lo faranno, se avranno il coraggio di farlo, i commercialisti hanno ragione da vendere. Nell'ultima finanziaria il governo Renzi ha peggiorato gli adempimenti fiscali per noi partite IVA e per noi professionisti. Infine, chi vuole informarsi su quello che sta succedendo sullo spread, sul debito pubblico, come sempre la Bufacchi, oggi lucidissima sul Sole 24 Ore, dice il rischio della fine del tapering, cioè Draghi compra 60 miliardi di euro di titoli di Stato ogni mese in Europa. Sapete quanto debito pubblico ha comprato Draghi? 320 miliardi. 320 miliardi di debito pubblico italiano, dice Isabella Bufacchi, tra il 20 e il 25% del debito pubblico italiano. E poi vi chiedete che cosa succederà in Europa quando Draghi finirà di fare il presidente della BCE. Ragazzi, io ho finito la mia rassegna stampa, oggi mi prende così, ma la vera notizia è che la squadra dell'Arabia Saudita non ha rispettato il minuto di silenzio, uno schiaffo ai morti per mano del fondamentalismo islamico, che secondo me non può essere lasciato così, come se nulla fosse. Ciao.